questa nuova puntata di fuorigioco in attesa di vedere le immagini nelle prossime edizioni del telegiornale di Lazio Fiorentina parliamo soprattutto della crisi della Roma e di serie B insieme ai nostri ospiti Alessandro Basile, ben trovato Buonasera Elisabetta, buonasera a tutti E ben trovato anche a Giuseppe Di Giovanni Buonasera Elisabetta, buonasera a tutti i nostri telespettatori Crisi Roma, è il caso di dirlo, secondo voi stiamo esagerando? Comunque al di là della distanza con la capolista Juventus che gioca proprio questa sera contro il Sassuolo, c'è un momento nero della Roma e anche Rodi Garcia forse comincia ad ammetterlo. È il momento negativo c'è cioè, e anche se non arrivano le sconfitte eh, c'è una carenza di risultati. E ci sono anche insomma, delle cose che non vanno, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista del gioco, quindi questi sono, eh, sono degli aspetti evidenti, palesi. E anzi, che nonostante questo cammino a singhiozzo la Roma stia ancora lì al secondo posto, eh, però insomma, ci sono delle cose che non vanno, Garzia l'ha espresso apertamente subito dopo la conferenza stampa di Chiavo Roma, e quindi insomma, forse. Questa settimana dovranno dirsi delle cose importanti, credo, nello spogliatoio. Campionato ormai della Juventus? Giuseppe, al di là del risultato di stasera, oppure pensi che magari con l'impegno di Champions, la squadra bianconera non informissima nelle ultime uscite possa farsi raggiungere ormai troppa la distanza. Con un avversario vero questa Juventus potrebbe anche un po' rischiare perché mh, si vede che è un po' in difficoltà, la partita di Dortmund secondo me è molto difficile, cioè, non mi sorprenderei a vedere la Juventus fuori dalla Champions League, quello che però dico è che non, non ci sono avversari veri e, e la Juventus vincerà questo campionato, questo campionato mi ricorda un po' Quello che vinse Allegri con il suo Milan al primo anno, cioè una, ehm, una totale mancanza di, di, di avversari a quel Milan che era Ibra dipendente. Questa Juve è una Juve che ha più chiavi, però non ha uno come Ibra e non ha nessun avversario, così come la Roma dovrebbe già avere degli avversari concreti per il secondo posto, ma vediamo un Napoli che si, che si suicida negli ultimi 20 minuti, cosa che ha fatto già più volte nel corso de, de, di questa stagione, e ancora Lazio e Fiorentina che ti sembrano quasi per convincerti e poi la perdono. Ma la Juve vive di rendita della squadra di Antonio Conte o Allegri ci sta mettendo del suo? Cioè, si vede l'impronta di questo allenatore oppure è una Juve forte perché è un gruppo ben costruita a cui si sono aggiunti magari delle pedine importanti. No, c'è la mano di Allegri, è cambiato un po' secondo me l'impostazione, il, il modo di giocare, ma anche e soprattutto l'approccio alle partite, anche il modo in cui la Juve le va a risolvere le partite. È una Juve forse meno aggressiva rispetto a quella di Conte e forse anche meno... È meno potente e un po' più insomma, con meno intensità rispetto alla Juventus di Conte, questa è una Juve più cinica, più organizzata in campo, più tranquilla, sa quando è il momento giusto per eh, insomma, andare in vantaggio e soprattutto sa gestire il risultato. È vero che insomma, in queste settimane la Juventus non è proprio diciamo, informissima, eh, però comunque eh, tiene ben saldo il primo posto. Quindi. Roma così così in campionato, secondo te in Europa League vedremo una squadra diversa o sarà lo specchio di quella vista in campionato? Allora, per un punto potremmo vedere una squadra diversa: ossia la Fiorentina è una squadra che gioca a calcio, non ti lascia giocare, l'ha detto Nangolan ieri. Forse con la Fiorentina potremmo avere la possibilità di esprimerci meglio perché ormai si è capito che con la Roma giochi basso, ti chiudi bene e fai male che va, fai 0 0. <ride> Quindi. E la Fiorentina lascia molto giocare. Poi ci sono tanti punti, diciamo, di svantaggio per la Roma, perché la Fiorentina è una delle squadre più in salute del campionato, perché la Fiorentina ha una qualità europea, è una squadra europea con dei giocatori che in quel tipo di partite si esaltano e la Roma potrebbe patire una Fiorentina che secondo me per molti elementi eh, per molte cose ha più esperienza internazionale, Gomez, Joaquin, Joaquin è spesso sottovalutato, è un giocatore che ha eh, un sacco di partite nella Liga, ha fatto Champions League, Gonzalo Rodriguez, Borca Valero, giocatori abituatissimi a questi, a questi palcoscenici. Al di là eh, di quello che farai in Europa League, Chievo Roma è stata comunque una sfida da 0 a 0, insomma, la classica sfida da 0 a 0 sì. in cui è stato difficile anche trovare... Due migliori in campo. Difficilissimo. <ride> difficilissimo. Considerando che il migliore, quello che ha comunque raggi raggiunto la sufficienza su tutti i quotidiani. È stato De Santis, che ha fatto ordinaria amministrazione. Difficilissimo, secondo... <ride> difficilissimo trovare un, so un secondo giocatore insomma, che più o meno se l'è cavata. Noi in questo caso abbiamo messo Manolas, forse anche Florenzi non ha fatto una partita. Malvagia, però insomma gara piuttosto disordinata quella del, del giocatore eh, romano classe 92 quindi insomma diciamo positive le prestazioni tra sempre di, di De Santis e soprattutto positiva tra virgolette quella di Manolasso Tra i peggiori? E I peggiori sono stati diversi perché sono stati veramente tanti i giocatori di sottotono in quest'ultimo turno di campionato da rivedere sicuramente a Story che non ha dato eh, per nulla sicurezza al reparto Arretrato della Roma e anche un, un Gervigno veramente abulico che ha avuto anche un'occasione importante nel primo tempo, forse l'occasione più concreta della Roma nell'arco dei 90 minuti per sbloccare la partita, però comunque anche lui una gara piena di, di confusione. Manca Totti forse, mancano quei gol che in alcuni frangenti del campionato hanno risolto le partite di Rudi Garcia e magari... Hanno fatto vedere poco la crisi eh, della Roma, in questo momento magari mancano i suoi gol, le sue perle, comunque è un giocatore che non può eh, sempre caricarsi di tutta la squadra, quindi inevitabilmente non è una colpa di tutti, però, però ci sta e la Roma mostra tutte le sue difficoltà. Più che altro manca la consapevolezza che Totti non è eterno, quindi manca anche quello. Peraltro Dumbia è stato bocciato subito ed è sbagliato, perché Dumbia è un giocatore dal curriculum eccezionale. In questo momento per lui, lui in questo momento dovrebbe essere in vacanza, perché il campionato russo... È appena iniziato, quindi è, è chiaro che Dumbia è un giocatore in rodaggio che deve cambiare totalmente preparazione, deve passare anche da un clima totalmente diverso, quello russo a quello italiano. È un ottimo attaccante. Io non credo che Dumbia sia il bomber che, che possa bisogno. far fare quel salto di qualità eccelso alla Roma. Credo che però con un po' di pazienza Dumbia può sicuramente far meglio di destro e può sicuramente alla lunga togliere il posto a. A un Totti che chiaramente ha ancora dei nampi di classe che può, che può far vedere soltanto lui nel mondo secondo me però non ha più quei 90 minuti continuativi nel legato tra l'altro notizia proprio di, di oggi dell'ultima ora il Frosinone sarebbe interessato a prendere Dumbia quindi <ride> Non lo so, mh, sì, una suggestione un un po dura, un, eh. Eh, Tutto Frosinone ha diciamo, tirato fuori sì. dal cilindro questa la notizia oggi dura, la Ecco, la dovrebbe, lunga, vendere, però. dovrebbe vendere tutti 3-4 volte però. Giusto perché l'hai nominato, era giusto dire sì. anche che oggi circolava questa notizia Prossimo turno di campionato si comincia sabato L'anticipo alle 18 tra Palermo e Juventus Alle 20.45 Cagliari-Empoli Domenica alle 15 Atalanta-Udinese Genoa-Chievo-Sassuolo-Parma Verona-Napoli alle 18 Inter-Cesena alle 20.45 lunedì alle 19 Fiorentina-Milan-Torino-Lazio alle 21 Roma-Sampdoria è difficile anche trovare ecco, giusto tre partite che si giocano in contemporanea diventa anche un po', un po difficile che ne pensate di questo tipo di, di campionato che si gioca così spalmato al di là delle televisioni che ormai comandano degli interessi degli anticipi e dei posticipi però insomma Così. No, non ci siamo, insomma. Siamo in senso... difficoltà anche per la prossima puntata. Ma è ecco, normale. Ci sono tante partite anche il lunedì. È normale, io ok che ci sono questi impegni infrasettimanali che pesa molto l'Europa League visto che la si gioca di, di giovedì, però fare dei posticipi di lunedì mi sembra esagerato. Cioè, si facessero i posticipi di domenica sera, però il lunedì si eviti di giocare, soprattutto poi a maggior ragione in orari come le 19 quindi non, non ci siamo con questo campionato spezzatino Allora passiamo alla Serie B che invece per lo più insomma le partite si giocano in contemporanea il sabato alle 15 eh, tranne il posticipo di stasera tra Entella e Cittadella in campo abbiamo visto Catania-Spezia è finita 2 a 2 Crotone-Trapani 1 a 0 Latina-Carpi 0 a 1 Livorno-Ternana 3 a 1 Modena-Frosinone 1 a 0 Perugia-Lanciano 0 a 0 Pescara-Vicenza 2 a 2 Provercelli-Brescia 0 0 Bologna batte Varese 3 a 1 Avellino Bari eh, 2 a 0 per una classifica che vede ancora in testa il Carpi con 59 punti il Bologna insegue a 51, Avellino 49, Vicenza 48 a seguire Livorno e Frosinone a 47, Pescara e Spezia 43. Lanciano e Perugia 40, Bari 37, Modena e Ternana 36. Provercelli 35, Cittadella Latina Trapani 34, Brescia e Virtus Entella 33, Crotone 31, Catania 30, chiude il Varese a 28 punti. Dopo la vittoria sul, Frosinone, eh, sul Perugia, il Frosinone è stato battuto dal Modena, comunque una gara per lo più equilibrata. Eh, prima di commentarle insieme vorrei sentire cosa ci ha raccontato Daniel Ciofani che è stato sicuramente uno tra i migliori e poi lo vedremo di questa sfida. Daniel Ciofani, Modena-Frosinone 1-0, un piccolo passo falso, ma considerando la classifica attuale della vostra squadra direi che siete comunque soddisfatti. Sì, siamo soddisfatti della classifica, anche se non neghiamo che siamo rimasti un po' delusi dalla trasferta di Modena, dove obiettivamente potevamo strappare almeno un pari. Però ecco gli episodi sono stati a noi favorevoli è un'azione in cui sono scivolate due persone, c'è stata la parata, cioè, sarà parata di Zappino, il palo e la palla andrà a finire sull'uomo che probabilmente non si è nemmeno accorto che, di essere in posizione regolare. E quindi niente, peccato però ecco, ripartiamo da sabato, una sfida con una, una squadra difficile da affrontare per prendere subito tre punti. La classifica del campionato di Serie B è parecchio particolare, bastano qualche vittoria di fila per sentirsi diciamo, subito in paradiso e poi basta poco per scendere giù. Sono 12 punti dalla vetta: secondo voi prima o seconda posizione sono troppo? Comunque ancora ci credete? Beh, posso dire che in virtù dei risultati e della continuità che ho avuto la prima posizione, Carpi. Diciamo che è andata, perché comunque la lotta dietro è molto, è molto agguerita e ci sono tante squadre che si scontreranno tra di loro e ci saranno scontri diretti. Però dal secondo posto in poi ancora c'è tanta battaglia, per cui eh, sarà incerto sarà fino alla fine. Se ti guardi indietro allo scorso anno è stata una cavalcata che ha visto soprattutto tra i protagonisti te con i tuoi gol, quest'anno ti senti in forma come la scorsa stagione o è un campionato diverso quello di Serie B? No, io mi sento in forma come la scorsa stagione, comunque sono capo della squadra, sono andato in doppia cifra e ci sono attaccanti che hanno più gol di me ma hanno tirato tanti rigori, quindi eh, bene o male... Siamo in linea, certo è normale che piacerebbe fare sempre più gol di quelli che ho fatto e probabilmente meritavo anche qualcuno in più, però eh, diciamo che le, le difficoltà e la facilità di andare in gol di questo campionato sono le stesse dell'anno scorso. Se doveste conquistare i playoff sarebbe un risultato che non vi aspettavate ad inizio stagione e quindi perfetto da raggiungere oppure no? Arrivare a questo punto del campionato abbiamo l'obbligo di, di provare fino in, fondo a, a, ad arrivare fino in fondo, poi se ci saranno i playoff sarà comunque un, un risultato eccezionale. Un risultato eccezionale in virtù del fatto che se pensate alla partita col Perugia eravamo in 11, in 10 su, su 11, soltanto Dionisi eh, era nuovo e che ha fatto questa categoria, gli altri erano gli stessi dell'anno scorso, dell scorso, quindi eh, a questa dimostrazione della bontà del progetto della, della società di creare, costruire qualcosa di importante, soprattutto con uno zoccolo duro, che in Italia si sta per è una cosa che in Italia si sta perdendo. L'unica squadra che l'ha fatta è la Juventus, infatti sono 3-4 anni che bene o male vince il campionato. Quindi c'è questa difficoltà in Italia della la volontà del nuovo, delle nuove, dei nuovi giocatori, sempre eh, rinnovamento, rinnovamento, ma rinnovamento non vuol dire eh, sempre miglioramento, anzi. Allora, Daniel Ciofani ha sottolineato, Giuseppe, la forza di un gruppo che è rimasto lo stesso anche in Serie B. Insomma, ha argomentato il perché, lo abbiamo visto contro il Perugia. Quindi, secondo te, è questa la forza del Frosinone, non essersi assolutamente rivoluzionato? Sì. Assolutamente sì. La forza e anche la fortuna è quella di avere un gruppo così solido che si è praticamente riconfermato quasi totalmente e soprattutto aver giocato. Nel girone vero, perché l'anno scorso c'erano eh, eh, due gironi di Lega, di Lega Pro e il Frosinone giocava in, in quello più forte. Squadre come Lecce, Saturnitana, il Perugia che è poi è arrivato in Serie B assieme a Frosinone. Tipo, ha fatto le prove Il Benevento, in vista della Serie B. tutte grandi squadre. Tutte squadre che io l'anno prossimo, se dovessero, qual qualcuna di queste arriverà su e secondo me farà, farà bene. in B. Basterà qualche qualche aggiustamento, qualche accorgimento. Il Frosinone ha giocato un campionato vero l'anno scorso. Io penso che quel girone là è qualcosa di quasi irripetibile. Il Pisa, c'erano tantissime squadre, ogni, ogni trasferta era difficile. Quindi il Frosinone era già pronto a una serie B che si sta livellando verso il basso e che è molto vicina al girone sud della Lega Pro che adesso è stato rivoluzionato, ma anche quest'anno è molto forte. Cioè il Lecce, se noi consideriamo che ha costruito una squadra straordinaria negli ultimi tre anni, non è mai riuscito ad andare in B, ci sarà un motivo. Frosinone che ha visto appunto Daniel Ciofani tra i protagonisti contro il Modena, tra i migliori in campo. Sì. Ti chiedo un po' le, le pagelle. Sì, e pensare, eh, infatti noi l'abbiamo messo tra gli app, assieme a Carlini, e pensare che entrambi i giocatori sono entrati a partita in corso, questo fa un po' capire anche quella che è stata la partita del, del Frosinone, Una, un avvio di gara piuttosto lento, con ritmi blandi e la squadra è venuta fuori con il passare dei minuti, purtroppo è venuta fuori troppo tardi e, e di fatto poi non c'è stata la possibilità di, di riagguantare il risultato e perciò eh, c'è stata questa sconfitta che comunque... Ci Può stare perché comunque una trasferta piuttosto, piuttosto insidiosa si fa giocare a Modena, quindi perdere di misura ci sta. Però ecco, insomma, un Frosinone eh, che ha fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Quindi, comunque in questo caso salgono ecco, Daniel Ciofani e Carlini, che appunto sono andati a costituire nella seconda parte di gara il reparto offensivo del Frosinone. Da rivedere invece. Da rivedere, da rivedere insomma, un, un, po', un po' di giocatori, soprattutto in avanti, guarda caso, insomma, i giocatori che non hanno reso benissimo sono stati Lupoli e Santana, degnamente poi sostituiti proprio da Daniel Ciofani e, e da Carlini. E, però insomma, anche in mezzo al campo, poca fantasia, mh, un Frosinone da, da rivedere purtroppo, dispiace dirlo, però ecco, se, se si vuole restare nella scia dei playoff bisogna insomma, andare avanti e eh, sfornare prestazioni ben più convincenti rispetto a quest'ultima contro il Modena. Nella seconda parte della classifica, se la vediamo insieme, invece si gioca tutto un altro campionato in cui veramente si stanno dando battaglia per la salvezza e grazie eh, alle ultime prestazioni, tranne la sconfitta con il Carpi eh, che ci sta contro la prima in classifica, il Latina è in qualche modo riuscita un pochino a tirarsi fuori dalle ultime posizioni, eh, non, non è salva matematicamente ovviamente, però con qualche eh, vittoria che è riuscita a mettere su già diciamo, sta giocando un altro tipo di, di campionato, poi sfortuna vuole che capiti contro il Carpi che seppur non in perfetta condizione insomma è sempre saldamente in testa alla classifica. Guarda eh, l'abbiamo già detto più volte è un campionato pazzesco dove, dove due vittorie possono cambiarti il voto di una stagione La però deve comunque guardarsi dietro perché la classifica ce l'abbiamo davanti Ha più 3 dal Crotone e a più 4 dal Catania Peraltro Crotone e Catania non sono sicuramente due squadre almeno sulla carta soprattutto il Catania che ha un organico pazzesco Non sono, non sono sulla carta due, due squadre... Da, da, da retrocessione, quindi la Latina deve guardarsi dietro, secondo me l'organico del Latina. È ottimo, l'organico del latino potrebbe benissimo, per esempio, vedendo la classifica, avere i 43 punti del Pescara, avere anche 49 dell'Avellino che sta facendo un miracolo, avere i 48 del vicenza. Non è una squadra più scarsa di, di queste qua. Il problema è che questo è un campionato che ha perso subito i valori, dove il carpi è riuscito a far meglio delle altre, ma non ha fatto benissimo, perché ha una media punta inferiore ai due a partita, e dove le altre si continuano ad annullare a vicenda. Quindi. Definire oggi l'obiettivo del Latina è impossibile, quello che si può dire è guardarsi dietro è meglio perché sei comunque a più 1 dal, dalla zona playout, out aspettando Cittadella Entella e sei comunque a più 3 da, da Crotone e più 4 al Catania. Ecco, Latina che comunque almeno ha ripreso ad avere un'identità con, con mm -hmm. Giuliano rispetto alle prime uscite di inizio stagione, insomma è un Latina almeno strutturato ora che, che scende in campo. Almeno per vincere contro il Carpi non è riuscito però ci stava insomma nessuno sì. si aspettava però ha retto bene la partita ha fatto una buonissima gara e la cosa che rincuore e che dovrebbe rincuorare soprattutto i tifosi è che da più di un mese a questa parte il Latina sta facendo delle partite davvero buone davvero di, di ottimo livello. Eh, non prendeva gol da quattro partite di fila in cui aveva totalizzato ben 10 punti ed è riuscito a prendere solo uno con la capolista quindi insomma una sconfitta che purtroppo eh, certo se arrivava a un pareggio se si riusciva a fare un punto con il Carpi eh, era, eh, quello era un grandissimo risultato ci sta, ci sta questa sconfitta però è positivo il fatto che anche contro la capolista la Latina abbia dato continuità al gioco e, e questo da, da un mese a questa parte è ciò che emerge è l'elemento che insomma viene sempre fuori. Il latina fa delle grandissime partite, ha soprattutto una difesa che regge. E, e quindi, insomma, io credo che la, ci siano tutti i presupposti per poter salvarsi a fine stagione. Ma come è riuscito nel miracolo Giuliano? Cosa ha fatto a questa squadra? Ha semplicemente rimesso a posto i pezzi, cioè semplicemente rida ridato già. fiducia a una squadra che ha tre o quattro giocatori di livello assoluto per quanto riguarda la Serie B. Quello che mi hanno detto sia Viviani che Valiani è questo, che comunque lui, che è un uomo che ha vinto tanto, perché ha giocato in una Juve, che ha dominato in Italia e ha fatto anche bene in Europa, e lui ha portato proprio la mentalità vincente, cioè non, ha cominciato a far guardare le cose a questa squadra da un altro punto di vista, non... E andiamo, non lo so, a Vicenza, andiamo a prendere il punto, andiamo a Vicenza per vincere, sto facendo un esempio no? quindi, quindi è quello, quella è la chiave di tutto Ma Beh. poi ha anche, scusate, ha anche sperimentato molto dal punto di vista tattico. Assolutamente sì Cioè comunque ha rischiato anche parecchio, sì, ha fatto sì, degli -3 -3 esperimenti in corso C'è un 4-3-3 dove lui sfrutta praticamente l'ampiezza la, del campo, inserimenti continui sì, dei centrocampisti Valiani è diventato un attaccante aggiunto praticamente nel suo gioco. Quelle punto. sono insomma, scelte importanti. Quindi gli avrà detto contro il Carpi scendete per vincere. Assolutamente campo. sì. Poi il Carpi ha una difesa, penso, la più forte del mondo in questo momento, quindi non, non prende mai gol. e, e Comunque la Dina, come diceva Alessandra, ha giocato sicuramente meglio del Carpi. Allora, prossimo uh, turno uh, inizia venerdì con uh, Spezia Livorno, poi sabato alle 15 Bari Varese Brescia Latina, Carpi Pescara, Cittadella Crotone, Frosinone Entella, Perugia Provercelli, Trapani Ternana, Lanciano Avellino, domenica alle 15 Bologna Modena, lunedì alle 20:30 Vicenza Catania. Un pronostico secondo voi di Brescia Latina e Frosinone Entella? Allora, Brescia Latina, eh, certo non è una trasferta semplicissima, però credo che si possa espugnare il Rigamonti. Posso immaginare anche una vittoria di misura. E, mh, per quanto riguarda invece il Frosinone, Frosinone, non saprei, impegnato contro la Virtus Entella, è una gara che insomma, si gioca in casa. Credo che il fattore, il fattore Matusa possa giocare sicuramente a favore dei Canarini. Sei d'accordo? Io penso che del e Frosinone? Che vincerà, vincerà facile con l'entella. Penso che Latina potrebbe far pari a Brescia. Sì. Allora ricordiamoci, la prossima volta li, li controlliamo. Magari fate i pronostici anche voi seguendoci su Twitter, nella nostra pagina fuorigioco, così magari. Prossima settimana vediamo, vediamo chi ci ha preso, magari twittateli vediamo. anche voi. Io non così. sarei insomma, così sicuro di una vittoria semplicissima del Fosina Per quanto la Ma classifica una abbastanza sì. cioè, non è abbastanza pazza. però, per esempio, alla Spezia ha preso 5 gol in rimonta, è una squadra che certe volte sbaglia totalmente le partite difensive. Vabbè, sarà divertente capire <ride> che aveva ragione. Assolutamente, Quindi, verificheremo. Verificheremo. Assolutamente. Allora, grazie di essere stati grazie, con noi. Grazie, grazie, eh, grazie. Noi vi lasciamo per pochissimo. Poi Torniamo a parlare di maratone, atletica, volley e pallanuoto. A dopo!